Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Venture to the Vile, un gioco uscito il 22 di maggio di quest'anno che ricorda molto a livello di ambientazione forse un Lies of P o quello stile lì, ma con una grafica 2.5D, un platform, un Metroidvania, ecco è il termine giusto. Non costa poco perché il prezzo intero è di 24 euro, adesso è scontato per l'uscita a 22, poco meno, un 10%, 10% in meno. Comunque andiamo a provarlo. Lo gioco col pad, l'ho messo appunto in italiano, vediamo anche la qualità della traduzione. È un gioco che nei flag di Steam ha anche mondo aperto, quindi adesso andiamo un pochino a vedere quanto sarà aperto questo mondo. Agnes Cervo, deve rialzarsi, zuccherino mio. Ah, si va avanti con LB? Ah. Avanti dormiglione, è il tuo grande giorno, c'è una cosa che devo farti vedere. Cioè siamo una persona con una maschera. Ci si muove con il pad, L per muoverti. Ciao mamma. Non perdere tempo con le formalità. Avanti, prendilo. Abbiamo una maschera nuova. Ma è surreale sta cosa. Praticamente ha le corna adesso, è diventato grande. Sei già così cresciuto, così simile a tuo padre. Presto diventerai una ragazza forte, proprio come lui. Bene. Quasi mi dimenticavo, Ella è passata prima, stavi ancora dormendo, ma sono sicuro che la puoi ancora raggiungere. Su, vattene prima che non vorrai rimanere a casa tutto il tempo durante il tuo giorno speciale. Sembra che ci sia movimento fuori, sono sicuro che tu ed Ella vogliate andare a curiosare. Torna prima di sera. Va bene. Ah, perché praticamente da qua si esce... Cioè... Ah, praticamente si interagisce così. Ok, qua, qui è l'uscita, va bene. Bisogna fare attenzione allora ai cartelli. È veramente strano. Casa dolce casa. Ok, vediamo se c'è... Trova Ella. Non abbiamo mappe per il momento. Non c'è nulla che possiamo fare, quindi andiamo. Siamo andati a destra. Tricheco Junior. Dannazione, ha mancato la finestra di poco. La signora Scoiattolo la pagherà per avermi confiscato la fionda. Ok, di qua non si può andare. Praticamente siamo in un mondo surreale dove tutti indossano una maschera. Quindi questo qui è un cervo, di là c'è uno scoiattolo. E vediamo, qua c'è un postino. Ed eccoti qua, piccolo cervo. Quindi oggi è il tuo giorno della maschera. Cioè, sei un cervo adulto adesso. Mi ricordo quando io ero solo un uccellino. Ah, praticamente questa è la maschera da... Salve. Signora Scoiattolo, ma che ometto elegante, guarda che ti stanno colpendo la finestra con... Stai andando da Ella? Dille di venire a scuola. Ok, andiamo a vedere. Il dottor Corvo. Mostravi una nuova scoperta scientifica che cambierà le vostre vite. Guardatevi intorno, cosa vedete? Esatto, limiti al nostro potenziale. Fumo annerisce i nostri polmoni. Fumo annerisce i nostri polmoni. I treni emettono fumi terribili che provocano malattie. Le tombe dei minatori occupano sempre più spazio al cimitero del Salice Piangente. Ma da oggi tutto questo finisce. Vi porto la soluzione ai vostri problemi, gentilmente finanziata dalla nostra nuova energia elettrica in batteria, pulita e semplice. Non c'è bisogno di candele, gas o carbone. Praticamente usano le mele? Grandi macchinari, vabbè, questo è un po' uno stile un po' steampunk, se vogliamo. O dieselpunk. O melepunk. Tilly Trota. Serviva e vedere il nuovo giorno. Vabbè. Anche tu sei fortunato, giovanotto. Vabbè, andiamo avanti, troviamo questa Ella perché... Mi sento, la sensazione è quella di essermi, di svegliarmi durante un sogno surreale, come state vedendo. E vivo, stavo cominciando a perdere
le speranze. Bene, bene. Non ti senti tutto per tutto un nobile cervo? Che magnifiche corna! Non pensare che ti bastino per sfuggire ai nostri compiti. Dottor Corvo non ci pagherà a meno che non facciamo il pieno oggi. Andiamo. Va bene, dottor Corvo ci manderà a prendere le mele, presumo. E che è come se mi aspettassi qualcosa che deve succedere e il gioco temporeggia a farlo succedere. I bulli sono distratti dallo spettacolo in città, quindi possiamo stare tranquilli. Controlla le trappole, va bene, le ho lasciate tutta la notte. Vuoi mica lasciare morire quegli animaletti di fame? Lo so che non ti piacciono, ma i ratti sono più spaventati di te che tu di loro. Andiamo, cervo coraggioso, andiamo a dare un'occhiata, ok. A livello di sonoro, di grafica e di animazione, non male. Vuota, ce n'è un'altra più in là, andiamo in là. Non posso sorpassarti, eh. Di nuovo senza fiato, niente, caccia sta andando male. Così pasticci andate male di porchetta, non sono una buona esca dopo tutto. Non sono buoni neanche quando sono appena sfornati. Ok, e vabbè come salta via. Il gioco ci sta solo facendo fare dell'allenamento platform. Ci stiamo allontanando dal villaggio però effettivamente. Questo è stato deludente, in ogni caso meglio che scavare agli scuri colli, no? Eh sì. È un po' fastidio che per andare avanti si prema LB, ma vabbè, aspetta un secondo. Aspetta. Sono quasi arrivati al rifugio, andiamo. Io ti seguo, ma che belle le ombre. Non voglio che ti inzuppi. Mia madre, tua madre mi ucciderebbe se portassi a casa tutto infangato di nuovo. Andiamo, ma stai attento dove cammini. Ok, non cadrò di sotto, non cadrò di sotto. I suoi movimenti sono un po' irregolari. Va bene, vedete che salta un po' così. Ma vorrei capire dove stiamo andando. Questo è il rifugio. Scusa, continua a dimenticarmi dei tuoi polmoni. Per tutte le trappole. Il tetto è crollato. Sai cosa? Tu stai qui a prendere fiato, ripara il tetto e io mi occupo delle trappole. Tornerò. Ok. E come lo riparo il tetto? I bulli. Guarda, guarda, ma cosa abbiamo qui? Il piccolo cerbiatto, un nuovo paio di corna. Che peccato per i polmoni. Quindi noi dovremmo avere un problema, capito? Perché sono deboli i suoi polmoni. Comunque, che stai facendo qui? Grazie per aver sistemato il nostro nuovo rifugio. Operai incompetenti, a mio avviso. Mio padre potrebbe comprarmene uno il doppio più grande e con un tetto come si deve. Adesso levati di torno, stai rendendo il posto più brutto. Ma noi subiamo così? Che dici, vuoi sfidarci? Non farmi ridere, la tua amichetta non è qui a proteggerti. Ma lo sai che ti dico? Ti lascio tirare il primo pugno, vediamo se ne hai il coraggio. Ok, abbiamo già rotto la maschera. Credo, se non il nostro collo, ma... Se lui con la canale ha cercato di colpirmi, dovevano dargli una lezione. Facciamo a pezzi questo posto. Tu trattieni, non voglio che guardi per bene mentre distruggo questo posto. Ah, ok, minaccia di denunciarci a suo padre. Andiamo a casa, non passare, levatevi di torno. Li chiamare pagliacci ma non sono neanche divertenti. Mi piacciono i pagliacci. Te la sei cavata bene, Cornicchio. Se avessi avuto anche tu un bastone... Ok, aspetta. Siediti accanto a me, sembra un poco barcollante. Ok. Vuole controllare se abbiamo qualcosa di rotto, se non solo il corno. Vediamo. Così il tempo passò come è sua abitudine. Alcuni crebbero di qualche metro. Altri finirono qualche metro sottoterra.
Anche le amicizie crebbero col tempo, diventando profonde. Seppure anche qualcos'altro crebbe tra le fronde. Siamo sempre noi. Ho visto... Ah, ok, stiamo controllando ancora le trappole. E abbiamo sempre il corno rotto. Andiamo. Che scena. E praticamente qua si può andare avanti premendo in giù, si va qui, e questo è il 2D e mezzo. È rovinata Blackwoods. Andiamo a dare un'occhiata alle altre. Dai, andiamo a dare un'occhiata alle altre. Trappola pezzi, strani peli sono sparsi attorno. Ok. No, qua non c'è niente. Vediamo se... Di qua? Eh no, di là ce n'è una, ma... Devo capire come andarci. Praticamente il gioco ci sta insegnando a giocare, muovendoci in questo modo, ok. Un cattivo odore, qualcosa la fantomata. Ok. Andare anche di qua. Ok. Dovremmo averle viste tutte. Niente di niente, diamo un'ultima occhiata. C'è qualcosa di strano nell'aria, facciamo in fretta. Io la seguo, vediamo cosa troviamo. È qua dove sono andato prima. Un'altra trappola distrutta. L'ho trovata anch'io questa prima. Ok, adesso forse iniziamo. Quel suono arriva da dietro. Facendo sera, le trappole sono sfasciate. Andiamo a casa, non voglio rimanere a vedere cosa ha ridotto le trappole in queste condizioni. Usiamo il vecchio ponte. Mi ricorda anche un pochino Heart of Darkness, anche se è molto diverso, però insomma... Era un po' traballante, ma se hai detto me sicuramente reggerà a te. Non guardare in basso che ci proviamo. No, l'avevo previsto io. E quindi? Mi ricorda anche un altro gioco, quello che avevamo visto stile Metroidvania con il tizio, l'investigatore, che ha la voce interna che gli parla. Un accampamento non viene usato da un po'. Ok, qua dovrebbe iniziare il vero gioco. Frammenti di una maschera rotta giacciono abbandonati. Ho visto qualcuno. La nostra piccole, sparse dappertutto. Ha cercato di prendermi. Che atmosfera. Ancora, sta cercando di prendermi. Perché tra l'altro non possiamo neanche combattere ora. Ci sta facendo il giro. Siamo feriti, vedete che si tiene il braccio? Ok, stiamo tornando su. Non ci aveva tipo iniettato qualcosa perché... Abbiamo completato il prologo e ora ripartiamo da qua, in questa sala operatoria di Dottor Corvo. Si sta svegliando, sì.
E quindi? Che è successo? Mi sembri messo un po' male, ecco, prendi questo, un miscuglio che credo farà meraviglia su uno con le tue capacità. Bevine un sorso. Premi in giù per berne un sorso. Ok, vedete che abbiamo adesso in alto a destra la vita, in alto a sinistra la vita, il numero di pozioni utilizzabili. Ha funzionato perfettamente, lo sapevo. Beh, funziona... Ok, tutto bene, quello che finisce bene. Come ti senti? Meglio del previsto, eh? Sei davvero un caso speciale, nessuno è mai sopravvissuto al Vile, vile. La tua amica Ella, purtroppo nessuno ha più ritrovato la mia giovane cacciatrice di ratti. È passato un mese, sai? Molto triste. Mi sa che non la vedremo mai più. Non si scampa al Vile. Diciamo Vile. E abbiamo praticamente una cosa che ci esce dal braccio. Intrigante. No, nota per me stesso prendere più campioni quando il paziente si sta riposando. Carino. Colpisci il manichino con quell'interessante braccio che ti ritrovi. Praticamente abbiamo un braccio modificato. Che praticamente diventa così quando lo uso e poi torna normale. Ma pensa a te. Molto interessante, sembra che tu stia riprendendo in fretta e forse potresti... aiutare con un certo incidente. Ho urgente bisogno di scorte mediche. Sii gentile, prova ad andare a recuperarla al sanatorio, si trova a destra. Il mio bisturi è ansioso di incontrare il tuo materiale organico, ma provo comunque a tornare vivo. Un giovane coraggioso come te è eccezionale. Ma è bello. Ma è bello bello. Sì, ha un non so che anche di Bloodborne. Una cara amica, devo trovare Ella. E nello sgabuzzino sopra il sanatorio di... vabbè, intanto usciamo, no? Interagisco qui e usciamo. Vediamo. Molto interessante questo gioco. Inizio, non dico lento, però... Mi piacerebbe vedere se abbiamo gli articoli. Articolo della missione, potenza articoli. Ma non abbiamo mappe o cose del genere. Questa è la parata. Questo è il colpire. In giù la medicina, non so se abbiamo anche una mappa o qualcosa. Così. Pensavo fossi morto e sepolto. Non fare caso a me. Non c'è molto da fare per un postino senza posta. Stai andando verso il sanatorio. Ho sentito che a destra non c'è niente se non vile. Qualche volta a est. Quindi tecnicamente il sanatorio è a destra. Infatti qua non c'è niente. Poi la grafica può piacere o meno, ma a me non dispiace. Mi ricorda tanti giochi, cioè più vado avanti più me ne ricorda altri. E, bello, bello. Il sanatorio quale sarà? Vediamo, Police Station, quindi non è quella. The Lonely Book, una libreria. Todd and Crown. Ranocchio e Corone. No, andiamo di qua. Ok, Norman's Butcher, salve. Oi Lombo, entra, sei passato per una chiacchiera o qualcosa da mangiare? Ah, questo è Norman Porchetta. Schifo di vile, non si può avere la buona carne in questi giorni, neanche di qualità normale. Va bene, portami le creature che ti serve macellare e le ucciderò una seconda volta. Ho sempre avuto un talento per la carne. Ok, quindi devo recuperarti carne. Batti Budget Fineries, questo. Ma questi sono i due... Sembravano gli... I teppisti questi. Il museo di storia naturale è stato chiuso fino a testa. Cacchio è successo? Ai viali. Sì, Dio, lo definisco il mondo aperto perché comunque si può vagare in giro. Non vedo una mappa, però... Magari poi si trova. Questo è un save. Salvataggio, ok. Punto di salvataggio dove ci sono le tende. Il dottore aveva avvertito che sarebbe arrivato qualcuno. Mi aspettavo qualcuno un po' più muscoloso. Ma ogni aiuto è benvenuto in tempi come questi. Non ti consiglierei di andare per di là. Però meglio che te, per te che me. Casa mia è numero 37. Si sopravvive molto qua fuori. E adesso lo vedremo.
cacchio para questo? Ok. Non abbiamo una rotolata o qualcosa, no? Provo con... Ok, questo è... Questa è la parata. Questo è il salto indietro. Però non abbiamo altre cose. Allora, il sanatorio tecnicamente dovrebbe essere... Non so se è di qua. Stiamo prendendo una sorta di anime varie. Ok. Quattro colpi per ucciderlo. Qua non so se si può andare. Cioè, più che altro non so se il sanatorio è giù lì o qui o di là. E mi sono fatto male. E ho perso una vita. Vediamo se si può andare di là. Ovviamente fatemi sapere se questo titolo vi ha incuriosito, perché a me mi sta intrigando parecchio. È un Bloodborne o un Lies of P a platform. No, 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 sei morto, uscirà, no, non esce, non si rifatto da qui. Vabbè, quella è Rainy Brook School for Wayward Children, quindi non è il sanatorio. Si riparte da qui, di nuovo, abbiamo perso le anime, ma voglio vedere adesso se le anime le recuperiamo da dove siamo morti prima, giusto per capire se è veramente ispirato a quello o meno. Tanto io recupero, ne avevo prese un bel... No, me l'ha tenuta forse. Allora, scusate, ma se io guardassi qua, sanatorio di Anne Benevola. Di Anne la Benevola, ok. Andando da Itti, andando di là invece si finisce le torri di Quercia. Adesso io voglio tornare dove ero prima a vedere se recupero qualcosa. Ma non credo, perché di anime ne ho già prese abbastanza, quindi buh. Poi magari vediamo, vediamo dove sono morto prima, se c'è dell'altro da recuperare. Ero morto qui, forse. E lì c'è un fungo, però. Aspettate che vado a vedere, perché sono curioso. Fungo vilizzato. È figo tanto, sto gioco. Sono morto contro sto qua, io prima. E lui diceva che questo abitava al 17. Ok. Curati, curati. Dio delle città. Va bene. Voglio vedere adesso allora se le anime le ho proprio perse. Ma temo di sì. No. Non le ho mica perse. Bene. Ne faccio altre. Le farmo morendo così. Poi non so se ci siano effettivamente dei malus a morire. Comunque so che il sanatorio è di là, quindi andiamo di là. Tecnicamente dovrebbe essere, basta leggere i cartelli. Cimitero del salice piangente, che anche lì ne parlavano prima. E qui e l'orango qua. Ok, qua non sanatorio di là. Infatti giardini di Anna la Benevola, quindi dovremmo arrivare al sanatorio. Qui mi puzza di Vile. Sì, il combattimento non è propriamente tecnico, ma anche in virtù del fatto che non vedo ancora la rotolata. Questo. Ah, ok. Abbiamo recuperato roba. Ok, questo è sanatorio di qua. E a logica dovrebbe essere di qua. I giardini sono di qua, l'entrata è qui. Quindi credo che il sanatorio sia... Ci stiamo arrivando pian piano. Ok, questo muore in fretta. No! Perdiamo uno di vita, ma va bene. Non posso prendere la roba che cade sugli spuntoni. Ma al sanatorio dovremmo esserci arrivati. Adesso cercherò possibilmente un save. E siamo arrivati al sanatorio. Adesso voglio dare un'occhiata anche nei dintorni, perché
c'è qualcosa. Sì, finito qua. Ok, si entra al sanatorio. Questo gioco qui si presterebbe da Dio per una live. Ma aspetterò i vostri pareri. Allora, praticamente la prima cosa che facciamo è cerchiamo un... graficamente molto bello, rende molto meglio visto così che dagli screen e dai video. Là in fondo c'è qualcosa con cui il gioco mi sta dicendo puoi interagire. Fonte di energia attualmente danneggiata in modo irreparabile, ok. Quindi tecnicamente, beh, se non c'è una mappa ci può anche stare, perché c'è un ascensore che andrà sbloccato, immagino. Sì, perché dobbiamo dargli energia. E diventa bello, bello, bello. Chiuso, è necessaria la chiave del reparto. Ok. Sta accendendo le luci. E qua c'è un dormitorio. Chiuso, è necessaria la chiave del reparto. Ah, qua si va dentro, ma qua abbiamo solo la possibilità di saltare giù. Nello scantinato. Con un'istruzione per la caldaia. In caso la caldaia smettesse di funzionare, prima l'interruttore di riavvio generale. Prima. Aspetta. E azionare l'interruttore di scarico prima che il cronometro di sicurezza si fermi. Quindi praticamente noi. Ah, ok, va a tempo. Non ce la faremo mai, quindi ci rinuncio. Se potessi ritirarlo. Anche vedete che qua c'è... Aia. Aia. No, finito. Devo rifarlo di nuovo. Dai, facciamo quest'ultima cosa prima di... Andiamo. Aia, fare molta attenzione. E quindi? No, ho fallito, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta in tempo. Vabbè. Oh ragazzi, questo è veramente un gioco incredibile. A me ha stupito, ma soprattutto per questa cosa che non spiega il perché vivano con queste maschere. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto, nei commenti, ma a me ha veramente stupito, impressionato. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao.